sono delle segnalazioni che nel corso della legislatura, nel corso della mia attività da consigliere ho ricevuto, e queste segnalazioni riguardano spesso gestione sbagliata del verde pubblico, quindi capitozzature, taglio di alberi che non vengono poi sostituiti, eccetera. Un caso particolare l'ho vissuto nel territorio nel quale risiedo, in cui al confine fra due comuni non era ben chiaro chi dovesse gestire in particolare alberature che sono state capitozzate. La capitozzatura è un tipo di trattamento del verde sbagliato, perché riduce in maniera drastica i rami degli alberi, rendendoli particolarmente nudi, quindi sembra un risparmio, poi in realtà gli alberi nel tempo soffrono, si ammalano e si peggiora la situazione. Da questo tema particolare si evince che il problema spesso è la mancanza di regolamenti del verde pubblico all'interno del comune, la mancanza di chiarezza di chi è la responsabilità e di come si agisce sul verde pubblico. In realtà ai comuni è demandata una parte importante di questa gestione, soprattutto dalla legge 10 del 2013, che riguarda norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Quella legge prevedeva diversi interventi, in particolare la giornata nazionale dell'albero, un albero per ogni nato. I comuni sopra una certa soglia devono piantumare nuovi alberi, uno per ogni nato, ma soprattutto i comuni devono istituire un bilancio arboreo. Quindi nel corso della legislatura di un sindaco questi deve fare un rendiconto di come è andata la gestione del verde pubblico. C'è la tutela degli alberi monumentali, che già la nostra regione segue, e c'è l'adozione di strumenti che servono appunto a gestire e a tutelare il verde pubblico. Cosa succede? Che però all'interno di questa legge, fra l'altro, viene istituito un comitato, che è il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, che monitora anche l'applicazione di quella legge. Bene, nel monitoraggio di quella legge si è rilevato che purtroppo in molti comuni il regolamento del verde urbano, il censimento del verde urbano, il piano del verde urbano non sono stati realizzati, solo in alcuni comuni, in alcuni comuni più grandi, e questa situazione si rileva anche nella nostra regione. Quindi anche nella nostra regione sono pochi purtroppo i comuni che si sono dotati di un piano del verde, sono pochi i comuni ancor meno che sono dotati di un regolamento del verde e del censimento del verde. Questo poi produce quei casi che vi avevo citato, quindi capitozzatura, taglio di alberi, cittadini che non sanno a chi rivolgersi per la gestione del verde, ma anche, ad esempio, e qui entriamo in parte nelle competenze della regione, una mancata applicazione di quello che abbiamo chiesto nel piano forestale, quindi la creazione ad esempio dei boschi urbani. Spesso la gestione degli spazi verdi è pensata come un bel prato verde da rasare con costi notevoli tante volte all'anno, magari lasciato con un po' di incuria, e magari non si mettono nei regolamenti del verde il fatto che le aree verdi vadano gestite anche come piccole aree boschive. Perché? E addirittura nei regolamenti del verde non vengono magari specificati il fatto che, e anche qui ne abbiamo parlato del piano forestale, che all'interno delle città ci sono alcune specie che andrebbero utilizzate maggiormente, perché magari favoriscono l'abbattimento delle alcune specie, e abbiamo studi del CNR, abbattono maggiormente le polveri sottili, alcune specie ci aiutano ad abbattere le isole di calore. La piantumazione degli alberi in città è importante perché riducono anche di svariati gradi in estate la temperatura nelle aree circostanti. Bene, mancando questi regolamenti del verde e non essendoci un coordinamento di questi regolamenti del verde, poi ci troviamo di fronte a queste situazioni che vi accennavo in precedenza. Quindi cosa può fare la Regione? Ovviamente la Regione, al di là del censimento degli alberi monumentali, non ha una competenza diretta, perché questa competenza sicuramente è dei comuni, ma la Regione, come ad esempio abbiamo chiesto prima per l'applicazione della circolare Gabriele, può fare da ruolo da coordinamento. Ad esempio noi abbiamo un servizio fitosanitario che ha emanato delle indicazioni che riguardano il trattamento del verde pubblico all'interno dei comuni, dando delle specifiche e dando un aiuto ai comuni per come utilizzare e aggredire, diciamo, problemi fitosanitari sul verde pubblico. La stessa cosa la Regione, secondo noi, potrebbe farla fungendo da coordinamento per i regolamenti del verde pubblico dei nostri comuni, perché qualche comune ce l'ha già.
qualche comune magari confinante ha un tipo di regolamento, il comune confinante ce l'ha diverso e questi a volte confliggono, quindi il coordinamento della regione in questo caso sarebbe importante. Quello che suggeriamo noi, visto che ha già fatto un lavoro interessante, sarebbe quello di coinvolgere appunto il servizio fitosanitario regionale. Quindi la proposta è essenzialmente questa: la regione si faccia carico di coordinare i comuni, di dare un supporto ai comuni, perché comunque le capacità all'interno della regione le abbiamo, e di modo che a livello regionale riusciamo a far crescere il numero di comuni che regolano in maniera positiva il verde pubblico e cresca il patrimonio verde in regione. Grazie. Sì, grazie Presidente. La risoluzione è estesa proprio perché voleva far capire che dal particolare al generale c'è un quadro che secondo noi va sostenuto. Non ci sono attacchi particolari a incapacità di comuni o sul fatto che i comuni, non tutti i comuni abbiano adottato i regolamenti, ma vogliamo solamente rilevare che un problema c'è e che quindi questo problema può essere sostenuto dalla Regione semplicemente con un gruppo di lavoro, come è stato fatto, a quanto mi risulta, per il fitosanitario. Quindi io registro comunque, diciamo, la volontà di arrivare ad una soluzione che può essere appunto, vediamo quale livello di sostegno e di impegno della Regione può esserci, e a questo punto anche qui sul fatto che la risoluzione possa essere asciugata, concentrata, non c'è problema. Qui si fa riferimento effettivamente a tutta la normativa, probabilmente non c'è bisogno di fare riferimento a tutta la normativa e neanche a casi specifici. Quindi, registrando questa volontà e visto che comunque un po' di discussione tecnica sopra può essere necessaria, chiedo di rinviare la discussione in commissione. Grazie.